Presentato il bilancio sostenibile di Estra, il presidente Macri commenta in maniera positiva i numeri e le prospettive. Per l'ingresso in borsa manca il parere del Consiglio Comunale di Arezzo. Sala del Consiglio Comunale gremita per la presentazione del bilancio sostenibile di Estra. La multiutility è in netta crescita e punta ad allargare il suo raggio d'azione. In sala è presente anche l'ex presidente Roberto Banchetti, che ha ascoltato attentamente la relazione di Francesco Macri, da poco suo successore. Il bilancio di sostenibilità è uno strumento di rappresentazione ma soprattutto di gestione che mette in evidenza il valore sociale di un'azienda. Un'azienda come la nostra, di origine pubblica, non può che cimentarsi anche su un modo di rappresentarsi, spiegando, assicurando anche reputazione dell'azienda, spiegando quali sono i valori che mettiamo in campo a livello sociale, a livello ambientale. Ormai sono indicatori di cui si deve tener conto anche per massimizzare i profitti. Per esempio, per noi i clienti non sono solo clienti ma sono cittadini. È tutto pronto allora per il grande passo? Il grande passo lo sapete, manca il via libera del Consiglio Comunale di Arezzo, mi risulta che gli uffici stiano lavorando alacremente e credo che entro novembre arriveranno i risultati e poi tenteremo questa nuova avventura in borsa per dare più solidità economica ma non perdendo di vista l'origine pubblica di questa grande azienda che è un patrimonio del territorio. Il Presidente Macri ha detto: aspetto adesso un passaggio importante da parte del Consiglio Comunale di Arezzo. Ma lui si riferisce evidentemente all'adesione della collettività aretina al progetto di quotazione in borsa di Estra, che è una pietra miliare dello sviluppo di questa società, senza la quale questa società rischia di non riuscire a entrare pienamente nel mercato delle società che si presentano sul mercato per le gare del gas. Ecco, finora il Comune ha avuto sempre un atteggiamento prudente. Ma diciamo di sì, Beppe Fanfani ci aveva pensato su molto, poi dopo era partito per altri lidi e ha lasciato la cosa irrisolta. Noi l'abbiamo studiata, l'abbiamo valutata, devo dire che ci rimane qualche residuo, piccolissimo dubbio, ma credo che lo risolveremo in pochissimo tempo.